frutta fresca qua. Ci si sceglie gli spiedini che si vuole e si fanno grigliare tutti. Lei la mia figlia tanto in giro, ma sto cappello sa di scia bestia. Va bene, dai, te lo concedo. Hai fatto l'upgrade, Indiana Jones. Hai abbandonato Sanpei. Dove siamo? Ho scelto io questo. Dove siamo? Beh, l'ingresso fa presagire molto bene. La colazione qui. Buongiorno. Pronti a salire sulla nostra barchetta long tail boat che ci porterà a Riley Beach. C'è dello studio. Bravissima. Poi contribuisco anch'io, eh. Oh, un po' di ombra. Mi ero portato la camicia per proteggermi le braccia, ma ovviamente la signorina non si era portata niente, non si era portata niente, quindi io da buon cavaliere le ho ceduto la camicia. Morale, non so stasera come tornerò, probabilmente come il colore del giubbottino. Guarda che spettacolo! Guarda! Con il kayak abbiamo raggiunto questa spiaggetta. Siamo un attimo riposati, rinfrescati e ora ritorniamo. Fresca qua, meraviglioso, mi va tutto nei denti, ma meraviglioso. Lasciamo Riley sulle nostre barchette, io consegno il bigliettino, grazie, thank you, e andiamo.
queste barchette che con quell'elica mi fanno una paura, ma soprattutto con questi motori inquinano come... Ne parliamo, vabbè. Stamattina facciamo colazione in spiaggia, sveglia prestissimo, alle 6 eravamo già sul bus e ora siamo qua, una vista mozzafiato. Grazie. Sembra un polletto. Questa è l'isola di Luna. Siamo arrivati alla spiaggia Maya Bay, quella di Leonardo DiCaprio. Meno male siamo arrivati qui presto e non ci doveva essere troppa gente. Non posso immaginare le 10. Vivi, guarda in basso. Qua! Si sono incontrati. Ehi, wei. Sono te, lo stai beccando? Sì, spero. Baby shark, doo 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 doo, baby shark, doo 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 doo. Pranzo on the beach all'ombrina, che meraviglia, che meraviglia. In Pineta, Jimmy, siamo in Pineta, vero? Cena di stasera, calamaro grigliato, meraviglioso, riso stir fried, quindi riso saltato sempre con pesce, altri calamari e gamberetti. Queste sono Morning Glory, è una loro verdura in questa salsa che non è stata ben identificata, ma queste sono super crunchy. Super crunchy. E Jimmy ha voluto prendere questa jacket potato, praticamente una patata cotta al braciere e poi viene aperta, tagliata e farcita con diversi toppings. Ma che meraviglia! Jimmy ha preso formaggio, spinaci e prosciutto. Una cosa che io mangiavo tantissimo alla mensa alle superiori in Ungheria, perché non mi piaceva nient'altro. Arrivati al porto di Hanoi, siamo pronti per prendere il traghetto per Phuket. Uso maestro, let's go. Sta roba, sono un bocco di sotto oggi. Eccoci arrivati a... dove siamo arrivati, Silvia? Patong. Questo è il nostro hotel, è super caratteristico perché queste dovrebbero essere delle piantagioni qualcosa. Che bello! Dopo 4 ore precise. Questo è un mini appartamento, non è una stanza hotel. Scusa, mettiti sopra per capire un po' come... Sì, vabbè, si vede che sono due attaccati, ma facci vedere. Dormiamo al contrario. È 2,20 di larghezza. Sì, ok, le scarpe, per favore, le scarpe. Grazie. Che noiosetto. La palla più bi... Ragazzi, stasera top. Allora, piatto,
ci si sceglie gli spiedini che si vuole e si fanno grigliare tutti. Silvia, il tuo amico coccodrillo come lo vedi? Coccodrillo. Poi pesce, via, nuovo piattino, dagli tutta, che spettacolo. Questo ancora non l'avevamo visto, cioè, spiedini pronti da scegliere e poi far grigliare dove? Là. Adesso a Freedom Beach, bisogna camminare in mezzo alla foresta. Yeah, noi gli accessi comodi non piacciono mai. Yeah. Guarda il mio cappello come ci sta bene in questo ambiente. Guarda, ma se ti sei accorta che gli scalini sono fatti con mega canne di bambù. Ciao, abbiamo un amico. Ma dove andiamo? Ci porti te alla spiaggia? Andiamo. Andiamo? No, lui cerca tartufi. Ma da te spettacolo, questo è il percorso che si fa stamattina per arrivare alla spiaggia. E chissà che spiaggetta, perché dalle foto la sembra meravigliosa. Meravigliosa Freedom Beach. Sopravvissuti, sporchi, luridi, no, beh, insomma, un po' sudati, con sudati, salsedine, essere, siamo, ma ce l'abbiamo fatta in un bagno turco naturale. Che fatica. Sì, perché ovviamente c'erano due parcheggi per Freedom Beach. Due parcheggi per arrivare a questa spiaggia, e noi abbiamo scelto ovviamente quello più scomodo, con l'accesso, no, bellino all'inizio, vicino, ma con devastante, al mare, perché comodo. Sì, no, ma veramente, veramente, ovviamente. E scusate, buongiorno, buongiorno a lei, signor Gallo, buongiorno a voi, signor Porcellini. Ma guarda, che carini i maialini! Una lotta per mangiare. Oh. Dopo Freedom Beach abbiamo deciso di andare, spostarci di spiaggia per andare a vedere il tramonto. Siamo arrivati a Paradise Beach, ma facevano pagare l'ingresso e per 10 minuti andare a vedere il tramonto da cima ai monti non avevamo proprio voglia, e quindi abbiamo trovato questa spiaggetta super nascosta, perché è la spiaggetta del Marriott Merlin Beach, meravigliosa col tramonto davanti, raga, che spettacolo, bellissima. Noi abbiamo deciso di andare lì, ma ovviamente è una spiaggia senza accesso sul mare, se non devi camminare nella foresta. Quindi ora cerchiamo punto di partenza e partiamo. Yeah! Quelle cose semplici. Mai. Non ci dà, ma non. Arrivati a Surim Beach, meravigliosa, ci addentriamo dentro la foresta per raggiungere quella che abbiamo prima visto dall'alto, si spera. E andare su quella comodissima spiaggia, bellissima, quando puoi prendere questo sentiero lunare per andare ad un'altra in mezzo alla natura. Un cigarro. Yeah, let's go! Ecco cosa servono gli step-ups. Però
Va bene, dai, te lo concedo. Hai fatto l'upgrade, Indiana Jones. Hai abbandonato Sanpei. Indiana Jones. Indiana Jones. Sono un vero Indiana Jones. Ce l'abbiamo fatta! Wow! Che meraviglia! Spiaggia difficile da raggiungere e infatti molto vuota. Quasi una spiaggia privata a tratti. Spolpatore di cocchi all'azione. Oh. Wow. Dovrei riuscire a tirare in uno? Dovrei riuscire a farlo tutto in uno. È una sfida di Jimmy questa. Ieri sera è riuscito, quindi. La frutta di qua è meravigliosa. E mi raccomando. Ora casca in terra. No. I cocchi, dopo averli bevuti, dovete chiedere di farveli aprire e con un cucchiaio di metallo scavare fuori tutta la polpa. Anche questa volta il nostro tramonto si è andato a farsi friggere. Niente, non si vuol far vedere sto sole. Mai. Il sole thailandese si vergogna, signori, timido. È timido come non mai. Siamo noi che abbiamo sfiga. Le nostre vacanze, tutte le estati adorate, io sempre, tutti i giorni. Quando si va in vacanza, Favignana zero, qui uno bello preso proprio per la peccato davvero. Buongiorno, queste sono due facce di chi si è appena svegliato per non farsi beccare come l'altra volta all'ultimo minuto. Pronti per il tour delle Similan? Un po' con l'idea che non verrà nessuno a prenderci. No, sto giro siamo pure in anticipo, speriamo di no. Andiamo. Ecco come sta procedendo il nostro tour alle Similan. Ciò non era previsto, ma soprattutto ora iniziano pure a girarmi le palle. Non è previsto tutto questo nei Deathland, così non va bene. Cioè ragazzi, siamo davvero in televisione. Cosa da aggiungere? L'acqua delle Similan Islands, meravigliosa.